Abbiamo veramente lavorato tanto, Arezzo è noto per il suo design e anche però per la tecnologia, per i nostri macchinari innovativi, e quindi abbiamo creato dei gioielli veramente meravigliosi. Stamattina sono arrivata presto, ho guardato le vetrine, sono tutte splendide, quindi sono molto fiduciosa e contenta. C'è grande attesa per il ritorno in presenza di Oro Arezzo, la fiera mancava da oltre 2 anni per via della pandemia, sono oltre 300 le aziende presenti, ci sono però alcuni buyer di mercati di riferimento che non saranno presenti. Noi consideriamo che siamo di fronte a ripresa vera, non episodica, non che so io dovuta a qualche incidente positivo. Siamo di fronte ad un fenomeno che riguarda il settore dell'oro in modo particolare e specifico, ma riguarda l'intero campo fieristico. Il distretto ha registrato una crescita rispetto ai livelli pre-crisi del 23,5%. Dopo la fiera di Dubai e Vicenza Oro, Oro Arezzo riporta il gioiello Made in Italy al centro del panorama orafo mondiale, ma il fattore guerra pesa soprattutto sui costi dell'energia e sul rincaro delle materie prime. L'evento guerra pesa per l'incertezza che porta, perché noi andiamo sui mercati globali e quindi tutte le indicazioni sui mercati finanziari, quindi dai prezzi delle materie prime, non solo quelle preziose, ricordo, perché è vero, è importante i metalli preziosi, però avremo un'impennata nei prossimi mesi anche dei metalli industriali, che sono importanti anche nelle nostre produzioni, quindi i margini saranno sicuramente intaccati, oltre a considerare il costo dell'energia che sicuramente verrà inciso da queste situazioni. Siamo un comparto molto resiliente, quindi sono ottimista. Circa 200 compratori stranieri provenienti da 50 paesi, tra cui Medio Oriente, Africa e Europa, manca però il mercato asiatico, conferme invece arrivano dagli Stati Uniti. Forse a questa fiera, se c'è una piccola pecca, è un po' di assenza, ovviamente non totale, ma insomma un po' di assenza ad esempio degli operatori asiatici, che evidentemente anche hanno difficoltà per raggiungere il nostro paese con le no-fly zone e quindi con tutti gli ostacoli che vengono frapposti quando purtroppo non ci si può muovere liberamente. Quindi sì, ci sono dei punti interrogativi anche di incertezza che devono essere sicuramente superati, e la guerra in questo momento non aiuta. Ci hanno detto che mancano gli asiatici e forse non ci saranno tutti i rappresentanti del mercato arabo, questo può essere un problema? Senza dubbio, però confidiamo in altri mercati perché abbiamo più collezioni per poter poi differenziare. Di prima mattina qualcosa è successo, qualcosa abbiamo scritto e di movimento ce n'è, quindi incrociamo le dita e speriamo che vada tutto bene. Con il mercato asiatico noi non ci si lavorava, però sì, effettivamente si vede, e si vede anche che mancano quelli del mercato arabo, che diciamo il grande della produzione bene o male va tutto in quel mercato e manca una gran bella fetta, però ci sono anche altri potenziali di mercato come i paesi dell'Est Europa e l'America per chi riesce a lavorarci.